messo di fronte a vostre affermazioni in due sensi opposti. Allora, stiamo facendo la riforma degli appalti proprio perché dovevamo togliere le deroghe, dovevamo togliere le eccezioni che hanno creato corruzione e problemi a tutto il nostro paese. E adesso qui già, senza ancora aver finito il codice degli appalti, andiamo a creare nuove deroghe nella riforma della RAI. È evidente che c'è un attrito tra le due cose. Allora, semplicemente chiediamo al governo di risponderci, non può stare in silenzio e non dirci cosa intende fare. Cioè, andiamo nella direzione di nuove deroghe, prima ancora di aver riformato il codice degli appalti, o andiamo nella direzione di trasparenza, onestà e partecipazione anche del pubblico all'interno dei cittadini, all'interno degli organi istituzionali? Grazie. Onorevole Bonaccorsi, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Io ci tengo a fare chiarezza perché poi, come al solito, si passa all'insulto invece che alle argomentazioni di contenuto. La norma riproduce sostanzialmente l'articolo 19 del contratto degli appalti. Forse non lo si è letto bene. E invito tutti a andare a vedere la norma dell'articolo 19 del contratto degli appalti. Quindi non si sta derogando rispetto all'articolo 19 del contratto degli appalti, che prevede che per i contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione e la coproduzione di programmi televisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, si va in deroga al codice degli appalti. Quindi noi riproduciamo in questo articolo esattamente la stessa norma del codice. Inseriamo il principio della commercializzazione, che viene considerato appunto la grande deroga e il grande tentativo inserito in questa norma. Il principio della commercializzazione non è altro che per simmetria l'altra parte dell'acquisto, cioè noi facciamo in modo che la RAI possa acquistare i programmi televisivi e possa commercializzarli allo stesso modo per cui li acquista. Trattasi appunto di simmetria. Quindi stiamo intervenendo unicamente su questo punto. E abbiamo tanto più tenuto in considerazione il dibattito delle commissioni anche nel secondo intervento che come relatori e commissioni abbiamo fatto, quando abbiamo specificato che nel comma 2 i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1. Quindi anche qui ritorniamo al principio dell'articolo 19 senza andare a intervenire ulteriormente su nessun principio di deroga. Quindi rimettiamo i puntini sulle i e rimettiamoci soprattutto al senso e al lavoro che invece in Commissione riteniamo che sia stato del tutto conforme alle discussioni che sono state fatte. Grazie. Grazie. A titolo personale, l'onorevole Nesci. Sì, la relatrice si è dimenticata invece di parlare dell'ultima deroga, ovvero quella all'articolo 27 del codice che parla di obblighi procedurali. Quindi la relatrice ha deciso solo di raccontare una parte della loro proposta e della loro modifica, di quest'altra parte se n'è dimenticata. E ricordo che sullo stesso argomento ci aveva messo in guardia anche il Servizio Studi della Camera, che ci chiedeva di verificare la portata di questa deroga che andrebbe appunto a violare gli obblighi procedurali. Quindi proprio anche nell'intervento della relatrice si manifesta evidentemente la malafede di questo emendamento, perché vogliamo capire per chi è stato scritto e anche per informare i colleghi, il rappresentante del governo in commissione è intervenuto su moltissimi argomenti e ha alimentato il dibattito. Su questo emendamento è stato sempre in silenzio. Grazie.